Le urla della donna riecheggiarono per la casa, unendosi alle grida che si levavano in tutta la città. L'Inquisizione cacciava le sue prede come un leone. I miscredenti andavano stanati. Fu allora che un urlo sovrastò tutti gli altri. Una voce diversa, molto più giovane. Susanna aveva finalmente dato alla luce il suo secondo genito. L'Inquisitore era arrivato. E voleva vedere lei. Lei, la cui terra natale era così lontana e il cui cuore così pesante. Susanna sapeva che lui la cercava da mesi e che solo il suo sacrificio le avrebbe permesso di salvare i suoi figli. Il suo compagno capì. Tabit l'amava. Poteva affidargli i suoi bambini. La porta si aprì di schianto. Era l'Inquisitore. Susanna conosceva Gonzalo troppo bene per non temerlo e sapeva cosa stava cercando. La chiave. Stava cercando anche gli altri, ne era certa. Ma lei non li avrebbe mai traditi. E fu così che un altro urlo riecheggiò per la città. Volo di collaudo 19. La rete di sicurezza è in posizione. Il vento soffia a favore, anche se un po' troppo forte. L'invenzione è pronta, in cima alla collina. State mettendo alla prova la mia pazienza, Morales. Partiamo subito, signor Conde. Due parole al Conde e a mio fratello e possiamo partire con il volo di collaudo. Signor Conde. Cosa? È tutto pronto per la prima prova di volo. Spero sia chiaro che vi pago per il volo, non per la prova. Certamente. E che le vostre invenzioni sacrileghe potrebbero portarvi dritti al tribunale dell'Inquisizione? Lo sappiamo. Per caso sapete anche che il Conte di Firenze ha alzato la posta assumendo un certo Da Vinci? Da Vinci, Da Vinci. Parliamo del Da Vinci più noto per trafugare cadaveri per i suoi cosiddetti studi anatomici che per l'abilità con le macchine volanti? Proprio lui. E spero che presto voi siate più noto per i vostri successi pratici che per le teorie strampalate. Lo spero anch'io, Conde. Volevo dire che state puntando sul cavallo vincente. Se è un cavallo volante. Altrimenti passerete il resto dei vostri giorni in groppa a un cavalletto. Ce la faremo. Me lo auguro per noi. Hakem. Sì, Ferran. Oggi ce la faremo, Hakem. Oggi è la nostra giornata. Spiccheremo il volo. Andrà tutto bene. Ho con me il mio talismano. È tutto perfetto. La collina ha la giusta inclinazione e il vento è a nostro favore. Purché non finisca come l'ultima volta, sarà un successo. I graffi sono appena guariti. Se vuoi, possiamo fare a cambio. Ma dovrei spiegare la nostra tecnologia al Conde. E tu dovrai fare i conti con le vertigini. Non ho paura dell'altezza. È solo una specie di nausea che... Che ti prende quando sei a mezz'aria. Non importa. L'importante è che le stelle ci siano favorevoli. La scorsa notte ho rifatto tutti i calcoli. In teoria non c'è niente che possa andare storto. Allora muoviamoci, il Conde aspetta. Quando sei pronto, vai! Oh. Wow. Ah! Hakem! Hakem! Sono vivo! Che disastro!
siete soltanto due ciarlatani. Ma l'invenzione è volato. Invenzione? Quell'aggeggio infernale servirà solo ad accendere la vostra pira funebre. Esimio conde, ho molte idee su come migliorare la macchina. Pensate a quanto avete già investito. Ancora una settimana, non di più. E se la vostra incompetenza dovesse costarmi la scommessa, farò in modo che l'Inquisizione si interessi ai vostri eretici esperimenti. Hakem, resisti! Presto ti porterò via da qui! Bene, pensavo che mi avresti lasciato qui. Fratello mio, che fortuna! Ho temuto il peggio. Non questa volta. Ora però vorrei rimettere i piedi a terra. Sì, certo, ti tiro subito su. Dammi solo un attimo. Resisti! Sì, sbrigati! Hakem, puoi scavalcare la rete? No, non credo che il mio ginocchio reggerebbe. Non hai niente di più solido? Grazie, fratello. Mi hai salvato. Scusami, ho calcolato male l'angolo di lancio. Dovrò ripensare l'intera struttura. Non mi sono fatto niente. Per fortuna avevo il talismano con me. Sei proprio unico, fratello mio. Vieni, ora dobbiamo recuperare la macchina volante. Credo che dovrai farlo da solo. La mia gamba non reggerebbe. Oh, ti fa male? Solo se ci carico del peso. Meglio che mi sdrai. Sì, riposati, ci penso io.
In realtà il collaudo è stato un successo. Abbiamo un po' perso il controllo, ma possiamo rimediare. Ehi, Ferran, tra un secondo ti aiuto, ma prima ho qualcosa di molto importante da fare. Abbiamo una settimana esatta prima che il conde ci faccia finire sul tavolo di tortura. Cosa può esserci di più importante? Ehi, Yakem! Siamo alle solite. E va bene, l'invenzione del secolo sarà opera di un genio solo. E se il materiale si rivelasse troppo pesante? In teoria, anche il legno dovrebbe volare, con la giusta fase di decollo. Ovviamente un materiale più leggero sarebbe meglio. Sicuramente c'entra il decollo. È quello il punto cruciale. Ma come potremo mai essere indipendenti dal volere del vento? Da Vinci aveva progettato quella specie di grande vite. Chissà se è mai riuscito a librarsi in aria con quella. Sarebbe possibile nel caso girasse con velocità sufficiente. Neanche il suo progetto del paracadute era così male. Ma al massimo ci sarebbe andato dall'alto verso il basso, non il contrario. Finché Da Vinci non trova una soluzione, ho ancora qualche speranza. Akem! Eh? Stai sognando di nuovo utopia? Sì, la sto cercando. Un giorno mi ringrazierai. Di cosa? Di come sprechi tempo al lavoro pulendo manufatti? Del fatto che non ho perso di vista l'obiettivo. Quale obiettivo? Non lo so esattamente. Ecco perché lo cerco. Puoi darmi una mano, per favore? Dopo. Devo prima rimettere insieme questa maschera. Dobbiamo completare la macchina volante. Abbiamo solo 6 giorni prima che il conde ci scateni contro quegli aguzzini. Allora vado.